Allora, chi ben comincia è già a metà dell'opera, ma qui non siamo assolutamente a metà perché abbiamo soltanto iniziato. Benissimo, vittoria per 3-0, primi tre punti stagionali portati a casa, messi in saccoccia. Leggevo che la Lazio dovrebbe aver perso per 2-1 dal Lecce, forse l'unica squadra di quelle top insieme alla Roma che non ha portato a casa il bottino pieno in attesa del Milan di domani, quindi iniziamo a vedere una classifica di Serie A che inizia a costruirsi, quindi andiamo a rosicchiare un pochino di punti alle romane che sicuramente sono squadre che se la giocheranno fino alla fine per raggiungere quantomeno la posizione Champions, come è stato l'anno scorso per la Lazio, non per la Roma, ma questo è un altro discorso. Sono contento, sono soddisfatto. Beh, una Juve dalle due facce. Potremmo quasi prendere il post partita di Juventus Real Madrid, quella vinta per 3-1, e pubblicarlo all'interno di questo video. Quindi, se avete dei flash e vi tornano in mente alcune cose, sappiate che non avete sbagliato video, no, stavate comunque guardando il video post partita di Udinese Juventus. Il problema è che la partita è andata sulla stessa falsariga. La Juve è partita bene, molto bene. Sono stato estremamente soddisfatto del primo tempo. Stavo facendo un parallelismo su quello che è stato il primo tempo di Juventus-Sassuolo dell'anno scorso, la prima partita di Serie A dell'anno scorso, dove dopo il cooling break miglioriamo sensibilmente, e quella di quest'anno dove dopo il cooling break ci spegniamo, iniziamo ad abbassarci un pochettino. Io credo che stasera la Juventus abbia dato la dimostrazione assoluta, precisa, di quello che è il discorso che facevo questa mattina. Se la Juve inizia ad attribuire un determinato approccio alla partita con i giocatori che ha, può veramente dire la sua all'interno della Serie A, può farlo al 100%, perché i primi 25 minuti proposti dalla Juve di questa sera sono 25 minuti di una squadra che ha fame, che ha voglia, che ha grinta e che ha dei gol in canna, ha delle possibilità di sparare dei gol, assolutamente, perché l'abbiamo visto, no? Il primo gol dell'Udinese, certo sbaglia della Juventus, certo sbaglia il difensore dell'Udinese, ma perché sbaglia? Perché la Juve va a pressare con 3-4 uomini con ferocia e tira in porta Chiesa. C'è il gesto tecnico del giocatore dopo il gesto tattico del pressing, di andare a cercare di fare qualcosa di diverso l'anno scorso. Anche il gol di Rabiot, molto bello, con Rabiot, Chiesa, Cambiaso che toccano spesso questo pallone. Il secondo gol, il rigore di Vlahovic, devo dire la verità, sinceramente, rivedendo al replay, il giocatore avversario mi sembrava molto vicino ad Alexandro e andava anche a chiudere il braccio prima del tocco del pallone, quindi non mi è sembrato un rigore clamorosissimo, però l'hanno dato, tanto meglio per noi. Diciamo che stasera l'arbitro non mi ha proprio convinto, tra il giallo a Danilo un po' così e i pochi gialli dati al giocatore numero 27 dell'Udinese, che ha veramente fatto quello che voleva, anche una bruttissima entrata su Vlahovic, che se è giallo quello di Danilo non può essere giallo anche quello, quindi l'arbitro in alcune occasioni un po' mi ha lasciato con la mano in bocca, diciamolo, buttiamolo lì all'interno della discussione, perché ci sono state alcune scelte che non ho condiviso. Però il primo tempo della Juve è un buon primo tempo, poi sul 2-0 sicuramente la Juve si è un po' abbassata, ha un po' ridotto i ritmi, però è andata fino in fondo anche alla fine del primo tempo, appunto cercando con insistenza il gol e trovando il gol del 3-0 di testa di Rabiot, che riparte da dove aveva lasciato, così come riparte Chiesa aveva lasciato, perché Empoli, Udinese, gli ultimi tre gol della Juve erano firmati tutti e tre da Federico Chiesa, che inizia a essere un giocatore con un certo peso specifico anche in attacco. Quindi tanto contento del primo tempo, tanto contento di Cambiaso, poi domani parleremo assolutamente dei singoli, faremo le pagelle, ho già pronte le nuove grafiche, quindi sono estremamente contento, però tanto contento sì di quello che è stato l'approccio del primo tempo, di determinate cose che funzionavano, Cambiaso che entrava nel dentro al campo, Chiesa che si allargava, quelle cose che avevamo già visto, Locatelli che si portava sulla linea difensiva a 4, in fase di impostazione si impostava a 4, tutte cose molto belle. Però poi il secondo tempo, già l'idea che sia uscito UEA per McKennie, non tanto perché McKennie ma proprio per caratteristiche, si era già capito, no, un pochettino l'andazzo, cioè vabbè, adesso siamo in vantaggio, adesso difendiamo. Però è quello che mi dà fastidio, vedere una Juve che è assolutamente in grado di fare la partita,
può assolutamente fare la partita in questa Serie A. Squadre come l'Udinese ce ne sono tante all'interno di questa Serie A, e comunque l'Udinese l'anno scorso era una partita molto forte, e siccome sarà una squadra che darà del filo da torcere, ma la differenza netta tra la Juve del primo tempo e la Juve del secondo tempo è allucinante. Basti pensare che al termine della partita i tiri totali sono 18 dell'Udinese e 9 per la Juve. E voi direte, ma come cavolo ha fatto sta partita a finire 3-0? Beh, la Juve l'ha ammazzata, l'ha chiusa nel primo tempo, è stata bravissima, la Juve è stata bravissima, perché nel primo tempo ha fatto 8 tiri, di cui 4 in porta, 3 gol, l'Udinese 8 tiri in precisa e soltanto un tiro in porta, senza mai riuscire a trovare. Però nel secondo tempo la Juve ha fatto un tiro e 0 in porta, contro l'Udinese che ne ha fatti 10 totali e 4 in porta. Nel secondo tempo abbiamo rischiato innumerevoli volte di subire il gol del 3-1. Tantissime volte, un sacco. Loro credo che abbiano fatto di tutto per sbagliare, perché hanno trovato mille occasioni in cui non sono riusciti a concretizzare. Dov'è il prossimo passo di crescita della Juve? Perché già nel primo tempo di oggi c'è stato un passo rispetto all'anno scorso, e cioè aggredire questa partita, chiudere questa partita con ferocia, non accontentarsi del gol di vantaggio, non accontentarsi dei due gol di vantaggio, non accontentarsi di chiudere, no, andiamo a fare dei gol, non fermiamoci, mindset da 0-0. Poi finisce il primo tempo, i cambi prettamente difensivi che portano a un atteggiamento più cauto, più prudente. Prossimo passo è, certo, sei 3-0, tu non hai necessità di correre, andare, consumare energie, rischiare anche infortuni. Però la partita la puoi gestire, perché nel secondo tempo non hai gestito la partita. L'Udinese, l'abbiamo detto, è stata molto pericolosa, si è resa molto pericolosa, ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. Szczęsny ha anche un paio di parate importanti, una di faccia su Luca, che aveva tirato da rapace vero e proprio. Non hai gestito. La partita la gestisci facendo correre il pallone. La palla non può sudare, sudano delle due gli avversari che devono correrci dietro. È stata più gestione della Juventus gli ultimi 30 secondi di partita, quando poi Alessandro sbaglia quel pallone per vie centrali, e lì si sono proprio visti i limiti della gestione della Juventus della palla. Questa Juve è una squadra che fa fatica a gestire la palla, è una squadra che ha bisogno di arrivare a toccarla con pochi tocchi. Infatti tutte le volte che abbiamo visto la Juve nel primo tempo giocarla con pochi tocchi, con delle triangolazioni, palla bassa, con del movimento senza palla. Anche ho visto delle uscite pulitissime, bellissime da dietro della Juventus, che con un paio di triangoli ribaltava, superava il centrocampo dell'Udinese e si proiettava ad avere dello spazio davanti. Molto molto bella la Juve nel primo tempo, mi è piaciuta tanto perché è stata puramente efficace. Nel secondo tempo tutte queste cose sono venute meno, perché? Perché è stato scelto di non farle, non perché si sono dimenticati o per altro. Perché i giocatori erano gli stessi, tranne due cambi, l'allenatore era lo stesso, è cambiata proprio l'impronta, quello che è stato richiesto ai calciatori. Allora, questo è il prossimo passo da fare, perché tu puoi essere 3-0, tu puoi assolutamente togliere il piede dall'acceleratore, non hai necessità di andare a spingere ancora, non è quello. Però tu puoi anche gestire la partita senza cercare di farti bombardare, perché poi l'Udinese nel secondo tempo ti ha bombardato girando la palla. E girando la palla loro sono anche costretti a venirti a pressare, perché stanno perdendo 3-0, il primo gol devono fartelo per arrivare a farti almeno il pareggio. Si creano degli spazi incredibili e tu puoi prendere quelle imbucate in ripartenza, perché abbiamo visto che quando poi i giocatori della Juve hanno campo davanti, che sia Weah, che sia Cambiaso, che sia lo stesso Federico Chiesa, che sia Vlahovic in verticale, la Juve ci va dentro. Healing, quando è entrato, la Juve ci va dentro, non ha problemi. Ci sono dei giocatori della Juve con della gamba, anche lo stesso Rabiot, sono dei giocatori della Juve che hanno della gamba. Però se tu accetti banalmente di andare a fare la guerra e rompere solo le loro azioni e abbassare, ma più che abbassare non è solo il discorso di abbassare il baricentro, è il discorso di sfaldare la squadra, perché poi si è diventato lungo, prima riusciva a mantenere la squadra compatta in pochi metri, poi invece ti sei allungato, quindi il prossimo passo è quello lì. 7-0, meraviglioso, sei stato bravissimo, perché c'è poco da dire. La Juve ha fatto una grande interpretazione di primo tempo, mi è piaciuta moltissimo, è stata veramente efficace ed è stato il primo tempo che mi aspettavo. Chi ha visto il video di stamattina lo sai, dicevo, la Juve ha la possibilità di fare bene quest'anno, si fa queste cose, le ha fatte bene, e la Juve è andata 3-0, non è stata una coincidenza. Così come non è stata la coincidenza che nel secondo invece le cose siano andate male. Sono le due facce della stessa medaglia, sono le due facce della stessa Juventus.
La Juventus che prova a fare qualcosa di diverso l'anno scorso, e infatti si porta giustamente sul 3-0, e la Juventus che ricade all'interno delle tentazioni dello scorso anno, e infatti la Juventus che si fa bombardare in porta, che rischia di farsi fare gol e che difficilmente arriva a concludere se non in occasione di un gol annullato a Vlahovic per fuorigioco, dove comunque vedi lì, erano andate a fare la triangolazione in velocità, era venuta bene, vabbè, fuorigioco, d'accordo, ci riproveremo con i tempi giusti, però l'idea era quella lì ed era giusta. L'unica rara occasione insieme a un colpo di testa di Ealing che si è alzato sopra la traversa. E sono proprio le due facce della stessa medaglia. Oggi uno mi ha risposto, ci sono stati due commenti che mi hanno fatto ridere nel video di oggi. Uno mi ha detto, vabbè, ha scoperto l'acqua calda, è ovvio che se la Juve ha un approccio differente allora può far meglio. È ovvio sì, e stasera l'abbiamo visto. Però è quella la grande differenza. Perché io continuare ad ascoltare, a sentire che i giocatori che ha la Juventus per questa Serie A non sono abbastanza, io sono stanco perché quante partite come quella dell'Udinese fai in un campionato su 38 partite? Tante, eh? Fai tante, perché ci sono tante squadre a quel livello lì, e se tu le vai ad aggredire con quella voglia, la cattiveria, l'intensità del primo tempo, a tante fai male, anche con questi giocatori qui che non sono più i Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Tevez, Pirlo, Vidal, Marchisio, il Pogba dei tempi d'oro, Cristiano Ronaldo, Higuain, Mandzukic, Pjanic, che dire, non sono più quelli lì, ma questi qua possono comunque fare male. Io non vi dico che la Juve arriverà a fare 100 punti in Serie A, però vi dico che se approccia le partite con quella rabbia, la cattiveria del primo tempo, e se impara a gestire i vantaggi come Dio comanda e non facendosi assalire, dove se poi ti fanno il 3-1 inizia a cagarti un po' nelle mutande, perché lo sappiamo come capita, questa Juve può veramente dire la sua in Serie A. Un altro invece mi ha detto, ma come? Dice che la rosa rispetto all'anno scorso è più scarsa, eppure questa Juve può far meglio? Sì, perché la Juve dell'anno scorso è stata impiegata male, uno, e i giocatori che sono andati via, che sono forti, perché Bonucci, Di Maria, Cuadrado, Paredes, sono giocatori con palmarès, con personalità, che hanno scritto pagine nella storia del calcio, ma l'anno scorso non hanno impattato bene sulla Juve. Invece questi Weah, questi Yildiz, ma banalmente Ealing che entra al posto di Kostic, anche che è un segnale secondo me in chiave mercato, sono giocatori che se curati in un certo modo e coccolati e istruiti all'interno della settimana possono darti delle grandissime soddisfazioni, perché hanno fame. La stessa fame che ho visto nel primo tempo della Juve, la stessa fame che ci ha messo Chiesa, quella rabbia dopo il gol, proprio per far capire che dai, andiamo ancora. Infatti poi fanno un gol, si danno la mano Chiesa e Vlahovic, gol e assist, e si dicono ok, ancora, continuiamo, 0-0. Quello è l'atteggiamento giusto, quello lì, ripartire mentalmente dal fatto che sei ancora 0-0. Poi, a fine primo tempo, sei sopra di 3, ma sono il primo a dirti che non devi bim bum bam, andare, correre, spaccarti, ma non avrebbe neanche senso, non avrebbe neanche senso. Però gestire la partita, quello sì. Imparare a gestire il possesso della palla, quello sì. Ma anche banalmente un possesso palla stereo nella tua metà campo, in orizzontale. Però intanto li fai uscire. Te muovila quella palla sul 3-0 e vedrai che nascono gli spazi. Falla girare. Cioè, non l'hai mai fatta girare. Sei sempre arrivato dopo sulle prime palle. Sei sempre stato messo male proprio nelle linee del campo. Sono proprio delle cose che bisogna migliorare. Stasera io mi prendo il bello, eh. Io mi prendo il bello, perché vincere 3-0 all'esordio è una cosa bella, è una cosa figa, soprattutto perché io, ripeto, nel primo tempo ho visto delle cose molto belle. Mi porto a casa semplicemente la speranza di migliorare, perché vedere ancora un secondo tempo così non mi ha fatto piacere. Non mi ha fatto piacere perché l'Udinese poi è stato a prenderci a pallate quando nel primo tempo leggevo tanti commenti, ma questo Udinese è poca roba. Però l'abbiamo fatta venire fuori lo stesso, ed è poca roba perché poi negli ultimi metri l'abbiamo visto, ha fatto molta fatica, ma siamo riusciti a renderla qualcosa, quella poca roba. Sono scarsi, non mi interessa, se sono scarsi non mi interessa, io vado comunque sul 3-0, la devo vincere lo stesso la partita, la devo giocare lo stesso, sono più scarsi di me, certo che sono più scarsi di me, la partita la devo giocare lo stesso, e se non la gioco come abbiamo fatto nel primo tempo, ma la gioco come abbiamo fatto nel secondo, anche se questi sono più scarsi di noi, possono fare qualcosa. Poi stasera per fortuna avevano i piedi montati al contrario, perché sono arrivati là in fondo e non hanno mai beccato la porta, o quando l'hanno beccata hanno trovato chiuso, passato la sera cinesca Szczęsny. Però queste sono cose
su cui migliorare, assolutamente. Forza Juventus, dai, che abbiamo iniziato bene, cerchiamo di migliorarle queste cose. Abbiamo un solo appuntamento a settimana. Questa settimana, se sono allenatore da Juve, vado al campo e faccio 7 giorni di allenamento su questa cosa qua, perché dobbiamo migliorare, perché abbiamo visto che le altre cose le abbiamo apprese, abbiamo capito, ok, adesso bisogna migliorare nell'altra roba lì, perché gestire la partita è assolutamente giusto, ma non come abbiamo fatto oggi, perché non l'abbiamo gestita.